17:23 quasi. Adesso e sempre il 14 dicembre 2019 il cielo si scurisce, praticamente l'ombra della Terra ha fatto il giro nell'orizzonte passando per lo zenith e provenendo dall'orizzonte orientale. Superato la nostra verticale ed è limitata solamente all'ultima finestra sull'orizzonte. È come una cortina che si è chiusa, vedete? Guardando dove la rosa indica sud-sud-ovest, vedete che nella finestra entra Venere, semigiro di 90 gradi, siamo già nell'oscurità. 180 gradi. Comincia a vedere la stella polare. La stella polare non è una stella particolarmente luminosa, infatti non si vede ancora in modo sicuro, ma è una stella di terza grandezza, di magnitudine 2.12 secondo la classificazione di Pogson, Norman Pogson, della seconda metà dell'Ottocento, e questa magnitudine, la visibilità di questa magnitudine ci dice che ufficialmente, vedete qui sopra, c'è la cintura di Venere che si sta stringendo attorno a Venere, che splende meravigliosamente nel cielo vespertino, luminosa quanto chiudendo la cortina sopra il giorno che è passato, e secondo la cronologia giudaica, adesso possiamo dire che è già il giorno di domani, quindi oggi è sabato, ma sarebbe già il giorno, il primo giorno dopo il sabato, perché si vedono le stelle, non le più luminose che si potrebbero vedere anche subito dopo il tramonto, ma si vedono con una buona affidabilità le stelle di magnitudine seconda e terza. La regola per gli ebrei è che compaia nel cielo la terza stella, questo era perlomeno codificato. E la terza stella significa la stella, una stella non proprio luminosa come Venere, che abbiamo visto compare subito, ma come una stella intermedia, quindi consentiva di raggiungere casa.
incorrere nel caso del sabato nella contravvenzione della legge del riposo nel giorno del Signore. La terza stella appare, come vediamo, al termine del crepuscolo nautico che avverrà tra pochi minuti, sono le 17:28, in massimo 10 minuti abbiamo il crepuscolo nautico, quindi la chiusura di quest'ulteriore finestra di luce davanti. Poi quello astronomico è quando al telescopio si cominciano a vedere anche gli oggetti più deboli. E non riguarda tanto la nostra atmosfera, perché qui è la nostra atmosfera che è illuminata dai raggi del Sole, in questa zona qui davanti, dove splende Venere, il cielo è ancora rischiarato dai fotoni provenienti dal Sole. Il crepuscolo astronomico invece riguarda i fotoni che provengono dal Sole e vanno a finire nel pulviscolo che si trova sul piano dell'orbita terrestre, e quindi abbiamo fenomeni come la luce zodiacale, il Gegenschein.